Giovanni Paolo II per me è una figura che accompagna un po', se vogliamo, anche la mia crescita, perché ero ragazzino quando è diventato Papa, sono cresciuto con lui, quindi per me la figura del Papa è Giovanni Paolo II. Non ho avuto la fortuna di incontrarlo personalmente e quindi per gran parte della mia vita Giovanni Paolo II è stato un personaggio che io, diciamo così, ho conosciuto attraverso quello che lui ha scritto o attraverso i media, quello che raccontavano di lui. È stato fatto pontefice 2 giorni prima che io nascessi, quindi lui ha fatto una vita da Papa, io una vita normale nel frattempo. Mi ha accompagnato per una grossa fetta della mia vita. Da giovane ragazzo che tirava calci a pallone in oratorio a Chiasso, al matrimonio e all'esperienza di paternità. Ho voluto bene a Giovanni Paolo II. Credo che l'immagine che ho stampata maggiormente nella memoria e che non posso non ricordare con una grande emozione è quella della traslazione della salma di Giovanni Paolo II, che è stata portata tramite la televisione in tutto il mondo. Mi è capitato di vederla sul canale della CNN, che per mezz'ora non ha aggiunto una sola parola di commento. La traslazione della salma era accompagnata dalle litanie in latino. Ho riflettuto molto su questa scelta particolarissima, forse dell'unica televisione al mondo che ha osato tanto, perché credo avesse creato per me e sicuramente per tutti i telespettatori che erano sintonizzati su quel canale l'atmosfera giusta, cioè l'atmosfera che noi vivevamo dentro, quella di chi desidererebbe essere là, essere a Roma, un'atmosfera che aveva probabilmente bisogno solo di silenzio. Credo che il silenzio accompagnato da quel canto delle litanie in latino fosse il modo più vero e più autentico per farci sentire quella perdita sostanzialmente di un padre, la perdita di una figura paterna. Un uomo che aveva attraversato il Novecento intero, che aveva visto il dramma della guerra, il dramma della dominazione comunista, insomma un uomo che aveva attraversato tutto il Novecento con tutte anche le sue speranze. Io mi ricordo ancora il grido di lui quando è entrato nel suo pontificato e ha detto: spalancate le porte a Cristo. Io credo che forse perché avevo 20 anni e quindi l'ho accolto anche con un entusiasmo tipico di quell'età, ma questa è una frase che è rimasta nel mio cuore e in qualche modo mi ha accompagnato fino ad adesso, anche nella mia vocazione di diacono. Durante la messa Madre Teresa era sulla sedia a rotelle ed era in una delle prime file della navata. Giovanni Paolo II, terminata l'Eucaristia, lui era già anziano, ma comunque non era ancora malato, quindi stava bene, e si è letteralmente buttato giù dai gradini dell'altare per andare a salutare Madre Teresa di Calcutta, che era nelle prime file. E lei, con una fatica enorme, con l'aiuto delle consorelle, è riuscita a alzarsi in piedi. E poi c'è stato questo abbraccio tra loro due che ha detto tutto a tutti. Entrambi avevano portato la loro scelta vocazionale all'estremo. E quell'abbraccio lì ha testimoniato a tutto il mondo il loro essere riempiti da Cristo. E non c'è stato bisogno di parole, perché c'è stato lo scambio di tutto in una frazione di secondo. Nei giorni della veglia di Giovanni Paolo II, durante i giorni del suo funerale, ho prestato servizio come volontario della Protezione Civile. Sono stato in piedi per più di 36 ore in Piazza San Pietro. Ho incontrato persone e ho incontrato sorrisi. 36 ore di preghiera, 36 ore di canti, 36 ore di fatica. 36 ore che, per quanto mi potessi mai allontanare camminando, non mi allontanavo mai dal suo sguardo, non mi allontanavo mai dalla sua presenza. 36 ore sicuramente di fatica, 36 ore a suo servizio. 36 ore di ricordi che sembrava quasi incredibile poterli avere con un Papa, averli avuti così fraterni con un Papa. Ho avuto un'esperienza particolare, sono stato come tantissimi altri giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù. È stato un momento importante per me perché è successo qualcosa che normalmente non mi accade. Normalmente quando vivo dei momenti
diciamo così, di massa, dove c'è tantissima gente, soffro proprio fisicamente. Lì, immaginate, c'era una marea di ragazzi, eppure ho vissuto qualcosa di diverso. In quel noi grande in cui eravamo tutti quanti dispersi, io c'ero perché ero stato chiamato lì da Giovanni Paolo II. Era un viaggio particolare che rispondeva a una chiamata. Ogni tanto penso a Giovanni Paolo II come ad altri grandi saggi, non sono molti, ma che hanno colpito la mia vita, come per esempio Monsignore Eugenio Corecco. Ecco, queste figure che ricordo sostanzialmente con una grande serenità, perché queste persone hanno vissuto e ci hanno fatto in qualche modo intravedere la possibilità di una fede serena, di una fede intelligente, di un pensiero straordinariamente intelligente, quindi sostanzialmente per tutti, laici, religiosi, credenti, non credenti. Credo che lui un incontro importante e fondamentale l'ho avuto nella sua vita, e questo incontro è stato così forte da alimentarlo sempre, costantemente, dandogli la forza anche alla fine, quando era palese tutta la sua fragilità, l'abbia spinto oltre, forse oltre le normali capacità che noi ci normalmente riconosciamo, no? Come esseri umani. E aveva sempre un dito puntato verso il cielo, verso un altro. Una vita spesa così è una vita alla quale guardo sempre con ammirazione, ecco, come un esempio da seguire. Avevo la percezione reale che avesse uno sguardo riconoscente verso la gente. Quello sguardo riconoscente verso i fedeli che erano lì a trovarlo, questo per me comunicava tanto. Quello sguardo, quel sincero sguardo riconoscente che io percepivo, comunicava più di tanto altro, sostanzialmente. Ho un ricordo dell'attesa davanti alla televisione, della fumata del camino. Io ero una bambina e mi ricordo questa attesa dei miei genitori che io non capivo, perché era appena avvenuto per Papa Luciani, quindi mi dicevo chissà perché c'è questa attesa della famosa fumata bianca. Ora ho capito cos'era questa attesa dopo 30 anni. Ci sono diverse immagini che ho nel cuore, che mi porterò avanti e che mi hanno accompagnato. Una è senza dubbio quando Giovanni Paolo II ha scritto la lettera alle donne. Era un periodo per me in cui il ruolo femminile nella Chiesa e istituzione mi stava un po' stretto. E proprio in quel momento lui ha scritto la famosa lettera alle donne, dove un uomo, sacerdote, consacrato, ma soprattutto un uomo, ha scritto alle donne ringraziandole con una intimità e una conoscenza del ruolo femminile che mi aveva colpito profondamente. La grandezza di questo messaggio rivolto alle donne era che era per tutti, era per tutte le religioni, per tutte le persone e anche per gli uomini. Ho un ricordo particolare, il giubileo del 2000, e quell'anno poi c'è stato il giubileo delle famiglie, con un gruppo di famiglie noi eravamo lì a Roma. Mi ricordo che era una giornata caldissima. Era bello perché avevamo ritagliato un cerchio per i bambini dove potevano avere un po' di spazio vitale. Avevamo passato alcune ore in attesa che arrivasse Giovanni Paolo, e quando è arrivato mi sono reso conto che non eravamo evidentemente lì per lui, ma eravamo lì con lui. Quella dimensione di comunità, quella gioia di vedere insieme, quell'esperienza di comunione fraterna, ecco, quella me la porto ancora oggi nel cuore. C'è un'ultima immagine di Giovanni Paolo a cui sono davvero legato, che è il giorno del funerale. Seguendo un po' tutti i capi di Stato che si stringevano le mani, evidentemente era dovuto, però mi sembrava che tutto sommato un uomo solo, davvero, se vive la vita intensamente, può mettere pace. La cosa che mi ha colpito sempre di più di Giovanni Paolo II è che, appunto, nonostante io non l'abbia conosciuto personalmente, dal vivo, non l'abbia potuto guardare negli occhi, non gli abbia potuto stringere la mano, tuttavia è come se tante volte mi sia arrivato come se fosse
proprio lì in carne e ossa, una persona vera, una persona con cui in qualche modo io ho avuto una relazione, no? Come si può avere con un padre, con un amico. Un'icona della fede però lo è stato Giovanni Paolo. Quando ostinatamente portava la croce in mano alla Via Crucis, anche quando fisicamente non era possibile, quella fiducia che quella croce che ha abbracciato fino alla fine fosse quello per cui valeva la pena spendersi, insomma. Questa immagine è evocativa, è l'immagine di un fratello fedele che ha speso la vita per quella croce. Giovanni Paolo II io l'ho conosciuto in due circostanze particolari, una di tipo intellettuale in un certo senso ed è stata quella della scoperta della sua teologia della famiglia, dell'incontro che lui ha fatto con la famiglia, una teologia assolutamente concreta che ha rivalutato tantissimi aspetti, penso a tutta la dimensione del corpo e della scoperta del corpo nel rapporto fra i coniugi come dimensione anche proprio unitiva, quindi non solo noi pensavamo sempre al matrimonio come quella roba che si faceva per fare dei figli, no? Ecco, in realtà Giovanni Paolo II ha rivalutato tutta la dimensione di unione, di unità, di comunione e in cui anche l'eros è stato rimesso in campo e non è diventato una cosa che invece prima risultava peccaminosa. La seconda dimensione invece è quella dell'incontro personale. L'ho incontrato nel 2000 durante il giubileo dei diaconi permanenti. In quel caso devo dire l'handicap mi è servito in un certo senso perché al momento d'incontro con il Santo Padre io sono stato diviso dai miei compagni perché portatore di handicap, riunito al gruppo dei diaconi portatori di handicap e quindi il gruppo che il Papa aveva scelto di salutare personalmente. Quindi l'ho incontrato proprio di persona, non è successo niente di straordinario, anzi, tutto sommato è riuscito, lui mi ha chiesto da dove venivo, io gli ho detto che venivo da Lugano, dalla Svizzera e dopodiché sono andato in tilt sia io che chi mi accompagnava, per cui abbiamo farfugliato qualche altra cosa, ma non è che ci siamo detti tanto, però l'impressione che mi è rimasta è stata straordinaria. Evidentemente a 16 anni non si aveva in mente principalmente il Papa, ma col crescere Giovanni Paolo II ha lasciato dei segni, soprattutto dopo il matrimonio, per me molto importanti, per me, mia moglie e i miei figli. E all'interno di questa grossa fascia della mia vita ho tre immagini, tre fotografie, soprattutto lasciate dalla televisione. La prima, la più scontata, è quella della sua elezione a Papa, quando uscendo sul balcone di San Pietro ha parlato con delle battute e ridendo, sorridendo, una cosa che per me, giovane, era abbastanza nuova, abituato a vedere i saluti di Paolo VI a Pasqua e a Natale in modo serioso, vedere un Papa che parlava con delle battute è la prima immagine di Giovanni Paolo II che mi ricordo. Il ricordo che più in quel momento mi ha commosso è il racconto che mi era stato fatto pochi anni prima da un suo frate confessore in un santuario vicino Roma. Il racconto, quasi una leggenda ormai, ma è fatto storico, è veramente accaduto. Giovanni Paolo II amava questo santuario, il santuario della Mentorella vicino Roma. Si trova lì per i suoi esercizi spirituali anche durante il precedente conclave di Giovanni Paolo I. Quando ci fu la sua morte improvvisa, dovette correre chiaramente a Roma per il conclave, e solamente che la sua auto ebbe un guasto proprio il giorno del 14 ottobre e quindi non sapeva come poter raggiungere Roma. E sebbene il suo stile fosse semplice, del cardinale Wojtyla, fosse semplice e sportivo, non avrebbe potuto raggiungere il conclave per tempo. Quando la speranza sembrava ormai persa, venne in suo soccorso un bus delle linee regionali che lo prese, nonostante ci fossero dei passeggeri a bordo, e saltando diverse fermate, improvvisando un percorso, lo portò in maniera rocambolesca direttamente in piazza San Pietro. Metaforicamente questo percorso così difficile, di poche ore, rappresenta anche però la speranza e la vita che ha vissuto Giovanni Paolo II, e anche quelle 36 ore vissute al suo cospetto durante la veglia, durante poi il suo funerale, rappresentano la mia vita. La seconda, più triste ma più profonda, non colta al momento ma negli anni in seguito, è quella di Giovanni Paolo II in carcere con Ali Akça, dove ascoltava e perdonava il suo attentatore. All'inizio
ho percepito solo l'immagine di questo uomo seduto vicino a quello che poteva essere il suo carnefice, ma più tardi ho capito l'importanza del suo messaggio, il messaggio di ascolto, una cosa che noi uomini facciamo fatica a fare, e soprattutto l'importanza del perdono essenziale nella vita dell'uomo. La terza immagine, legata alla sofferenza, legata alla discesa di quest'uomo, all'apertura dell'anno santo nel Natale del 1999, quando con molta fatica e vestito con questo abito lucente e colorato si apprestava a spingere con molta fatica la porta santa e poi aggrapparsi a questa croce, come voler dire, nonostante la sofferenza, nonostante la fatica che io come uomo vivo con dignità, ho sempre Gesù Cristo a cui aggrapparmi. È forse l'immagine più profonda che mi è rimasta, questo suo attaccarsi alla croce per trasmettere quella tenacia che ha contraddistinto i suoi anni di papato. E in queste tre immagini io vedo un filo conduttore che lui ha sempre voluto portare, cioè l'attaccamento alla vita. La prima immagine della nascita a Papa, la seconda del perdono e la terza della sofferenza, tre elementi fondamentali della vita che penso condizioneranno anche il resto della mia vita. L'ho ammirato e l'ho ammirato certamente per un pensiero straordinariamente intelligente nella sua linea, nel suo modo, in fondo, di condurre la Chiesa in tutti quegli anni. E in particolare una cosa che mi tocca, forse per deformazione professionale, la sua capacità, assieme al suo capo della sala stampa, lo psichiatra Navarro Valls, di cambiare, di voltare pagina, di cambiare completamente il modo di comunicare della Chiesa. Allora, per chi come me tenta di fabbricare dei contenuti digitali, ecco, questo Papa e questo modo nuovo di comunicare ha certamente insegnato moltissimo. Ricordo con una precisione impressionante quei giorni di aprile in cui il Papa stava morendo. Era un po' come se il mondo fosse sospeso e che tutti gli sguardi fossero rivolti a Roma. Mi sembrava che tutto quanto, la natura che si risvegliava, le persone che si incontravano, tutte lanciassero come un segnale unico: sta succedendo nel mondo qualcosa di grande e di importante. Credo che raramente nella mia vita ho avuto l'impressione che delle cose che succedevano coinvolgessero tutto il mondo. E ricordo la commozione, la sensazione poi di rimanere orfani da una parte e di essere invece con qualcuno che guardava con benevolenza dal cielo in modo particolare. Giovanni Paolo II per me è stato proprio un uomo che ha come ridato a tutto quello che la Chiesa mi aveva comunicato nella storia della mia vita, della mia conversione, come se avesse ridato una luce nuova, un'intensità maggiore. Ed è sicuramente l'uomo che ha marcato maggiormente, assieme ad altri grandi per me come Giussani e Corecco, la mia esperienza di fede. E quel Vangelo aperto su quella cassa lo ricordo ancora oggi come un segno di quello spirito che ravviva la vita di ognuno di noi, anche se quella è, come dire, il segno della nostra vita è la fine. E lui anche nella fine riusciva a vivere quella dimensione di presenza. We'll be right back.